Si parla tanto di relazioni oggi, di relazioni liquide, di relazioni più invece definite. Se ne parla tanto forse perché non abbiamo un'idea chiara di che cosa sono delle relazioni buone e soprattutto qual è il modo in cui le relazioni possono diventarlo buone. La nostra idea nella mentalità comune, lo si vede anche appunto parlando con le persone che incontriamo, l'idea è che l'individuo, l'idea è che la persona isolata come tale preceda le relazioni che questa persona, questo individuo può intrattenere. L'individuo è prima delle relazioni, questo pensa la mentalità comune, questo è qualcosa che risulta indiscusso in molti casi. Individuo, cosa vuol dire individuo? L'individuo, lo dice la parola stessa, è colui che è indiviso, individuato, irripetibile in quanto tale, ma appunto in quanto indiviso, chiuso in se stesso. E solo in un secondo momento può decidere o meno, magari con un gesto libero o con un gesto di arbitrio, di entrare in relazioni con altri. Questa è la impostazione, questo è il modo in cui normalmente pensiamo, questo è il modo in cui normalmente viviamo le nostre relazioni. Anzitutto io sono mio. Io mi autodefinisco nei miei diritti, soprattutto, dimenticando magari il fatto che ad ogni diritto corrisponde un determinato dovere. Io mi autodefinisco, mi chiudo in me stesso e poi, una volta che sono sicuro di me, posso magari anche mettermi in relazione con gli altri. La mia identità individuale, appunto, è condizione della socialità. Bene, questo dobbiamo dirlo, è un modo di pensare sbagliato, radicalmente sbagliato. Lo è anzitutto da un punto di vista antropologico, cioè per il modo in cui va pensato, è pensato l'essere umano nella possibilità per l'essere umano stesso di realizzarsi compiutamente. Ma è anche sbagliata questa concezione da un punto di vista cristiano, anzitutto sbagliata da un punto di vista cristiano, perché se è vero che il cristianesimo recupera l'individualità, la recupera nei termini della persona. Io ho usato prima il termine persona, ma attenzione, le parole che noi usiamo davvero dobbiamo conoscerle nel loro significato e capire ciò che tutto questo significato nel suo spessore comporta. Allora, partiamo proprio dall'idea di persona. Persona è il prosopon greco che vuol dire maschera, maschera teatrale, prosopsis, ciò che è davanti ai miei occhi. Ma persona in latino, persona, persone, che è la traduzione di prosopon, rimanda ad un altro tipo di relazione, non ad una relazione visiva, ad uno sguardo che io getto sulla maschera o sul volto altrui che è davanti ai miei occhi, ma persona, personare, ciò che mi interessa è ciò che suona e risuona. Attraverso magari anche gli stessi buchi della maschera, il buco della bocca, rimanda ad un altro tipo la nozione di persona di relazione, la relazione uditiva, la relazione che si instaura con ciò che mi può chiamare, interpellare. Tutto ciò caratterizza la nostra esperienza quotidiana. Ci incontriamo per la strada, incontriamo una persona che magari non vediamo da tempo, cosa facciamo? Non è che la guardiamo, la fissiamo, la riconosciamo nel suo volto, la chiamiamo, la salutiamo.
la chiamiamo per nome. Ciao, buongiorno. Vi siete mai domandati perché Papa Francesco inizia i suoi discorsi in pubblico alle persone che si accompagnano a lui appunto con un buongiorno, con un buonasera? È il primo gesto della relazione, il saluto. È il modo in cui viene chiamata l'altra persona, appunto, personando. E poi se l'interlocutore risponde, allora può iniziare il dialogo. Può iniziare questo gioco di chiamata e risposta, questo colloquio, questo parlare insieme, questo ritrovarsi comunicativamente e comunitariamente in uno spazio comune. Ma su questo ci torneremo fra poco. L'individuo, o meglio la persona, è esso stesso, essa stessa, già sempre quello che è solo perché è inserito in una relazione. La relazione è prima. Diceva un pensatore ebreo, Martin Buber, in principio è il rapporto, in principio è la relazione. Diceva un pensatore cattolico del Novecento, Ferdinand Ebner, noi dobbiamo reinterpretare, ripensare, attingere alla verità del prologo del Vangelo di Giovanni pensando il Logos proprio come parola in relazione. In enarcheemo Logos, in principio è Logos, vuol dire questo. Quello che noi siamo, lo siamo perché siamo già sempre coinvolti in questa relazione. Questo è il fondamento antropologico, questa è la base che ci permette di dire quello che noi siamo. Ma se compiamo questo cambiamento, questo rovesciamento della mentalità comune, beh davvero sperimentiamo anche concretamente le relazioni che possiamo intrattenere con gli altri, che intratteniamo quotidianamente, in una modalità, in una forma, in una prospettiva diversa. Siamo noi a chiedere ad altri di entrare in relazione con me. Se lo facciamo ci esponiamo anche al rifiuto. Saluto una persona per la strada, questa magari o non mi riconosce o non mi o non vuole parlare con me o va di fretta, non mi saluta, il nostro io in qualche modo ne viene toccato, ne viene ferito. Oppure veniamo interpellati da altro, veniamo salutati da altri. Riconosciamo il fatto che appunto in principio è la relazione, ma il nostro io in questa relazione è un io che dipende dalla chiamata altrui. Questo è un punto davvero importante. L'essere in relazione vuol dire comprendere che noi non siamo mai signori di noi stessi, non siamo mai padroni della nostra identità. E allora anche qui il mio mestiere è quello di occuparmi di cose filosofiche e anche di analizzare un po' i concetti che normalmente utilizziamo nella lingua comune. Cosa vuol dire identità? Cosa vuol dire questa parola? Anche qui noi siamo abituati a intendere il termine identità come una adesione a se stessi, come potremmo dire una riaffermazione di sé, escludendo gli altri. Io chiamo questo tipo di identità la identità chiusa, la identità muro, quella che erige barriere, quella che dice io, o magari noi, siamo così, e gli altri no. Quello che nega questa forma di identità è quella che nega il rapporto con altri. È il modello di pensare se stessi che è proprio del fondamentalista, cioè di colui che ritiene di avere ragione solo lui e quindi che non ritiene importante dialogare con altri. Il dialogo comporta sempre il fatto che nella relazione con gli altri qualcosa di nuovo, di buono mi possano dire e dare.
Poi c'è un'altra forma di identità che è ancora più pericolosa, perché sembra caratterizzare quella persona che ad altri si apre, però questa persona dagli altri vuole soltanto sentirsi dire un sì, vuole soltanto sentirsi dire hai ragione tu, vuole soltanto sentirsi dire va bene, certamente. Non è un dialogo vero questo, che considera le altre persone come uno specchio in cui la mia identità in qualche modo narcisisticamente viene riconfermata, viene riaffermata. Gli altri sono degli strumenti, dei mezzi per questa riaffermazione. Non è un modo rispettoso, corretto di entrare in rapporto con gli altri, eppure è così diffuso anch'esso. L'identità vera è invece un'altra cosa, è un terzo tipo, è quella che potremmo chiamare davvero un'identità aperta. Rischiosa, certo, perché io mi apro agli altri, perché gli altri possono davvero interagire con me, ma possono anche essere fonti di delusione. Possono davvero riconfermare quello che io penso, ma possono anche mettermi in crisi. E tuttavia solo grazie a questa crisi io posso crescere, maturare veramente. Posso anche scoprire chi sono io davvero, nelle mie convinzioni più profonde, proprio attraverso questo confronto con chi non la pensa con me, come me. È difficile dialogare, bisogna... Per dialogare davvero, riconoscere che l'altro può dirmi qualcosa che per me è importante. Riconoscere che può avere delle buone ragioni. Non solo, devo ammettere che anche l'altro riconosca le mie buone ragioni. E questo non sempre capita. Provate appunto a dialogare con persone, parlavo prima di fondamentalisti, che ritengono di avere sempre ragione loro, punto e basta. O con persone ipernarcisiste, quante ce ne sono in giro, che ritengono che alla fine tanto la ragione loro ce l'avranno e io sarò costretto ad ammetterla. Sono bambini questi alla fine, perché non crescono, non sanno gestire la loro relazione con gli altri, non capiscono che in principio è la relazione, cioè che ciascuno di noi alla fine può crescere, maturare, svilupparsi solo in questo percorso faticoso, difficile, ma che è il percorso della relazione. Tuttavia, oggi, lo dicevo all'inizio, viviamo le relazioni in una maniera un po' schizofrenica. Da una parte abbiamo quasi la tentazione di chiuderci in noi stessi, di considerare le relazioni come una conseguenza del nostro, di una nostra scelta, come qualcosa che dipende esclusivamente da noi, non da cui noi dipendiamo. E allora pensate a tante forme di relazioni anche nell'ambito del virtuale. Pensate alle relazioni nei social network. Non voglio mettere in questione il carattere virtuale di queste relazioni. Questo è importante, è un'estensione della nostra capacità relazionale, quella che i social network ci offrono proprio grazie al loro collocarsi nell'ambito del virtuale. L'ambito del virtuale potenzia, estende, aumenta la nostra capacità relazionale. Per questo, tra l'altro, gli ultimi messaggi del Papa di Papa Benedetto XVI per la giornata delle comunicazioni sociali hanno fortemente insistito su questa capacità aggregativa, aggregante dei social network, purché naturalmente usati bene, usati in maniera adeguatamente consapevole del loro potenziale. Però spesso invece noi consideriamo i social network come semplicemente una vetrina narcisistica, un modo in cui soltanto possiamo riaffermare noi stessi, possiamo avere da parte degli altri una consacrazione, la consacrazione del mi piace. Capita davvero di trovarci in una situazione talvolta in cui il virtuale prende il sopravvento sul reale. È capitato sicuramente a ciascuno di noi di
di andarci a mangiare una pizza una sera e di guardare altre persone, magari coppie giovani che stanno a mangiarsi la pizza, ma non parlano tra di loro, non si guardano negli occhi. Magari mandano messaggini, guardano la loro posta elettronica, navigano su internet attraverso il loro palmare. E allora, davvero l'isolamento è certificato dai social network, da un cattivo uso dei social network, senza aggiungere poi a quello che i giapponesi chiamano gli hikikomori, cioè quelli che vivono nella loro camera e praticamente non mettono mai il naso fuori, contenti, paurosi delle relazioni vere, contenti di queste relazioni filtrate che sono proprio dei social network. Le cose, abbiamo detto, però non stanno così. Da una parte, certo, viviamo, ho detto, le relazioni in maniera schizofrenica. Ne abbiamo paura, ci chiudiamo in noi stessi, utilizziamo gli stessi strumenti multimediali come filtri, come barriere, l'identità muro, l'identità specchio. Dall'altra parte, però, magari andiamo a cercare relazioni, ma le cerchiamo, le sperimentiamo in maniera non autentica. Sono quelle relazioni che, ohimè, ormai questa etichetta di Zygmunt Bauman, appunto Bauman, ha chiamato anche in un suo libro recente, relazioni liquide. Più che liquidità è una disgregazione, un ritenere che, si può giocare sempre su più tavoli, senza mai investire realmente, veramente, fortemente nelle relazioni. Lo spessore etico della relazione qual è? Quali sono le relazioni buone? Le relazioni buone sono quelle relazioni che potremmo dire sono feconde, produttive di altre relazioni. Io posso avere questo criterio di distinzione, questo criterio di giudizio. Relazioni buone sono quelle produttive, feconde di altre relazioni. Lo sperimentiamo quotidianamente. Quando vogliamo appunto creare uno spazio comune con altri, io appunto lo faccio promuovendo altre relazioni, non bloccando. E questo io lo faccio normalmente con il linguaggio, attraverso la mia attività comunicativa. Comunicare significa, lo dice la parola stessa, rimandare ad uno spazio comune, ad una comunità, a qualcosa di communis che prende il sopravvento sull'io, sull'individualità, sulla identità chiusa. E tutto questo si allarga, si estende, lo dicevano gli antichi, il bene diffusivo di sé, le relazioni sono diffusive di se stesse, proprio attraverso questa comunanza che si accresce anche grazie al nostro contributo. Se quindi è questo il criterio etico per riconoscere una relazione buona da una che non lo è, e quindi per rafforzare e per contribuire, per mettere in opera, per testimoniare le relazioni buone, capiamo come l'altro aspetto, l'aspetto sociale, politico, si affianca a questo discorso etico sulla relazione. L'aspetto sociale, l'aspetto politico è l'aspetto della comunanza, l'aspetto della comunità. Le relazioni si fanno in comunità. Le relazioni si realizzano, si compiono, compiendo, facendo maturare l'essere umano, non tanto nel chiuso della sua cameretta, ma appunto nelle comunità di cui lui fa parte. Ma anche qui stiamo attenti, perché possiamo rischiare di intendere in maniera scorretta la comunità. Possiamo fare della comunità appunto una comunità chiusa, il gruppo, il gruppetto, contrapposto ad altri gruppi, ad altri gruppetti, perché riteniamo che noi siamo migliori, siamo più bravi, abbiamo un'identità più forte che deve prendere sopravvento sulle altre. Non è questo il modo fecondo di promuovere relazioni feconde di altre relazioni, produttive di altre relazioni.
E invece nella comunità, in una dimensione comunitaria, noi realizziamo noi stessi e accrescendo questa nostra partecipazione o compartecipazione con altri, facciamo insieme il bene. Questo è, se vogliamo proprio andarlo a cercare, il fondamento di ogni buona politica. E Dio sa se non ne abbiamo bisogno di questa buona politica. Insomma, concludendo, ho fatto tanti discorsi, ho cercato di chiarire alcune parole che fanno parte del nostro lessico, individuo, relazione, identità. Ho cercato di chiarire cosa vuol dire relazione buona, cosa vuol dire una relazione che possa davvero produrre una comunità e realizzarsi in una comunità. Ho cercato di far vedere come attraverso il dialogo, la parola scambiata, la comunicazione, si costruisce questa identità che è mia propria e io scopro chi sono davvero mettendomi al servizio degli altri. Tutto questo però rischia di essere semplicemente una serie di buone parole, magari ad un livello antropologico, etico, sociale, politico, ma solo una serie di parole. Il punto vero è quando queste parole animano l'azione, quando dalla teoria si passa alla pratica, quando si fa etica di quello che noi realizziamo e quando ciò accade, quando le relazioni sono davvero vissute e permettono di essere tali da coinvolgere gli altri in relazioni buone, anche magari chi non vuole dialogare con me, io sono in grado di coinvolgerlo attraverso il mio comportamento, anzitutto attraverso la mia testimonianza. Con la testimonianza io faccio le relazioni e dimostro davvero quello che sono, la mia identità, ma questa volta in maniera buona.